«Lei pensa di me tutto il male possibile», disse con freddezza il magistrato. «Dicevano che fosse venuto da fuori, ma ormai era radicato da anni nella città». Melillo taceva, senza meravigliarsi di quel lei improvviso. Anche se ormai tutto era finito, si sentiva all'improvviso stanco e sconfitto. «Non c'è ragione», rispose solo il commissario. «Ci sono mille ragioni che lei non mi confesserà mai, una su tutte. Lei pensa che bisogna andare fino in fondo, che io la intralcio, che tendo a coprire chi è più potente. È una cosa che non esiste. Lo ammetta e facciamola finita». Questa volta il commissario non rispose. Dalla finestra aperta sui vicoli laterali dietro il palazzo di giustizia arrivavano voci allegre, canzonatorie. «Lei è stato bravo, come sempre. Cosa pretende di più?» aggiunse il magistrato con tono suadente. «Non sono stato bravo. Ho perso tempo, girato a vuoto». «Ma cosa dice?» «Cose mie», ribadì Melillo con mestizia, e tacque di nuovo. «Non è vero», lo fermò il magistrato, «non sono cose sue. Come poteva prevedere cosa stava avvenendo?» Solo ora Melillo sapeva. Sapeva che il ragioniere, dopo l'assassinio di Carla, doveva aver capito subito che fosse stato Gino ad ucciderla. Impazzito dal dolore, aveva atteso che Gino tornasse a recuperare i negativi. Lo aveva di certo spiato mentre il fotografo entrava a casa sua per cercare ciò che non c'era più, ciò che Andrea aveva fatto sparire. Gino, quando non aveva più trovato i contenitori nella scatola in cui li aveva nascosti, doveva essere stato preso dal panico. In fuga, braccato, aveva cercato Andrea. Il ragioniere lo aveva tenuto sul filo per qualche giorno, mentre un piano folle si faceva largo nella sua mente, ormai sconvolta. Poi aveva fissato un appuntamento, ricattandolo con i negativi. Si erano ritrovati lì, sui capannoni abbandonati, in un terribile faccia a faccia. Il resto Melillo non lo sapeva, ma l'immaginava. Il magistrato continuava a parlare. «Andrea non ci dirà mai cosa sia avvenuto davvero. Non è più in sé. È altrove con la mente, per sempre perduto. Forse Gino è crollato sotto il peso di quello che era accaduto e il ragioniere ne ha approfittato per colpirlo, trascinarlo nel pullman, legarlo. Ed è iniziata questa terribile tragedia che si è trascinata per giorni e notti. Cosa dobbiamo cercare di capire? Il terrore di Gino, chiuso là dentro, in quello stato per tutto quel tempo. L'arrivo allucinato ogni notte di Andrea. I discorsi scombinati che gli ha fatto della sua passione per Carla. O le ultime ore di vita del fotografo, abbandonato e solo, sconvolto dalla consunzione, dall'angoscia, dal rimorso, dal panico. E avrebbe senso. Ci sono parole per descrivere davvero questo orrore». Melillo non disse nulla. Il magistrato concluse. «Per questo le dico, atteniamoci ai fatti. Lei ha indagato come meglio poteva con la consueta perizia. Anche la stampa lo ammette. Ormai di questa storia però nessuno vuole sentire più parlare. Ci sono due morti e due colpevoli. Nessuno cerca di più. Molti hanno già dimenticato in questa frenesia totale che tiene tutti. Il resto sono particolari piccanti e inutili, accuse a vuoto, insinuazioni non fondate. Tutto è chiaro ormai». Il magistrato si asciugò un filo di saliva che gli era apparso intorno alle labbra. Si abbandonò sulla poltrona. «Noi badiamo solo ai fatti. È vero, commissario?» Melillo non parlò. «Ah, a proposito, quella ragazza non è venuta. Chi?» intervenne il commissario di scatto. Il magistrato finse di non farci caso e continuò. «La figlia di Guido De Bonis. Il punto è che non solo non è venuta, ma mi ha telefonato personalmente per comunicarmi che non verrà e che non ha nulla da dichiarare. E quando ho provato ad accennare qualcosa, mi ha detto che stavo dicendo sciocchezze, cose non vere, che lei si era inventato tutto. Di più». L'amarezza che teneva Melillo dall'inizio si fece più forte, ma la chiuse dentro di sé. «Di più cosa?» chiese soltanto. Il magistrato ora cercava di darsi un tono serio e compunto. «Che lei l'avrebbe quasi costretta ad ammettere il falso, e chissà cos'altro, abusando della sua ingenuità. Cose gravi, come vede. Alla fine ho dovuto chiederle quasi scusa». «Ma altro cosa?» lo investì Melillo. «Nulla, nulla, stia tranquillo, nulla». Il commissario capì che era uno sbattere inutile. «Dunque ho inventato tutto», dirà lei. «E per completare il quadro ho avuto anche un comportamento fuori norma, tanto per addolcire la cosa.
Lei fa anche l'ironico. Bene, finalmente ha capito come bisogna reagire, già che ci siamo. Accetti un ultimo consiglio. Si trovi un'altra casa. Il professore ha parlato di solleciti che lei avrebbe fatto per conservare quella che ha in subaffitto. Falsità, naturalmente, ma è meglio essere prudenti. Melillo non reagì più. L'altro concluse. Mi creda, io guardo all'accaduto. Contrariamente a quanto lei pensa, per me la giustizia non si ferma di fronte a niente e a nessuno. Ma servono prove, e prove certe e inattaccabili non ce ne sono. O meglio, lei non le ha trovate. Certo, c'è quella Giulia che ha parlato del cugino dell'onorevole, ma cosa vuole che contino le sue parole? Nulla, meno di nulla. Ora Melillo aveva ritrovato tutto il suo normale disincanto. Lo guardò con calma e gli disse: immagino che usciranno tutti, anche il professore. Solo Andrea finirà in qualche manicomio criminale e Rodolfo si farà qualche anno di galera. Così finalmente giustizia sarà fatta. Sono già usciti tutti. Il caso è chiuso.